Amici di YouTube, buonasera dal vostro Lino Juventus. Allora, stasera pure ci volevano inculare a sangue, stasera ci volevano inculare a sangue. Rigore scandaloso non dato, anzi due rigori perché ci sono due rigori da dare alla Juventus e alla fine il terzo ce l'ha dato. Vergognoso il primo rigore non dato alla Juve. E questo, ragazzi, questo episodio fa capire come diamo fastidio e come è già stato deciso inizio stagione che non dobbiamo vincere noi. Stasera ci volevano indirizzare all'ennesima partita verso una brutta strada e stasera mi è piaciuta la squadra perché ha reagito contro tutto e tutti. Allora, ragazzi, se continuiamo ad insultare per un'altra due partite Bernardeschi, riscopriamo un nuovo terzino sinistro, ragazzi, perché Bernardeschi anche oggi ha fatto una partita buonissima. Dopo l'ingresso con lo Spezia e la partita di oggi, ragazzi, insultiamolo per altre due o tre partite, magari insultiamo ancora Rabiot. E magari si svegliano questi due qua, facciamo due acquisti a stagione in corso. Io lo sapete, quando c'è da dire qualcosa la dico. Ragazzi, oggi una partita bellissima di Bernardeschi come terzino. Mi farebbe piacere veramente se questo giocatore lo ritroviamo, perlomeno per quello che l'abbiamo pagato, che ci possa essere almeno utile in questa fase della stagione. Sono contento perché era messa molto male la partita, ennesimo regalo da parte nostra agli avversari, perché il gol della Lazio nasce da un errore grossolano di Kulusevski, ancora un retropassaggio sbagliato. Purtroppo quest'anno abbiamo deciso di prendere gol così, però la squadra che ha reagito alla grande, soprattutto dopo non aver ricevuto un rigore netto, che se era il Milan o l'Inter gliel'avrebbero dato senza, a occhi chiusi ce l'avrebbero dato. Stasera abbiamo reagito alla grande, mi è piaciuta la reazione della squadra. E vi dico una cosa, che se dopo la partita di stasera vinciamo col Porto, recuperiamo la partita col Porto, per la Juventus inizia un altro campionato e devono stare attenti tutti. Una prestazione, ragazzi, un Chiesa veramente in condizioni straordinarie, per me migliore in campo Chiesa. Ripeto, oggi il giocatore che mi ha molto sorpreso è stato Bernardeschi. Rabiot una buona partita, oltre un gol che secondo me vale, diciamo già, da quello se tira altre 10 volte non sa come l'ha messa là sotto, però non me ne frega un cazzo, l'importante è che l'ha messa. È che questa è una vittoria che può dare veramente uno slancio molto importante alla Juventus. Io ho sempre detto, ragazzi, finché la matematica non ci condanna, finché non siamo morti, finché non moriamo sul campo, questa Juve è viva, continua ad essere viva. Importante aver messo Arthur, aver recuperato Arthur. Una Juventus che senza Ronaldo fa una partita buonissima. Un Ronaldo che sicuramente merita riposo, però Ronaldo, ragazzi, martedì serve come il pane. E vi ripeto che se martedì facciamo l'impresa di, oddio, l'impresa, facciamo la partita buona per recuperare il 2-1 di Oporto e riusciamo a qualificarci ai quarti di finale, dico che la Juventus guadagna diciamo, prende un po' di autostima e veramente possono essere cazzi per tutti. Quindi, ragazzi, testa ora martedì e io vi dico sempre che finché c'è vita c'è speranza e noi siamo vivi e ci dobbiamo credere. Iscrizione al canale. Vai!